Salve a tutti, buonasera, bentornati a Parliamoci Chiaro. È una tragedia che ha segnato tutta la nostra comunità, ma che ha avuto una risonanza nazionale, perché non si può morire di lavoro, soprattutto e ancor di più se si hanno solo 22 anni e un figlio piccolo da crescere. Quello che è successo alla giovane operaia di un'orditura di Oste, Luana D'Orazio, rimasta incastrata in un macchinario lunedì scorso all'interno di un'orditura a Oste, a soli due giorni di distanza dalla festa del 1° maggio, la festa dei lavoratori, un evento tragico che riaccende con forza l'attenzione su un tema, quello della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui se ne parla ma mai troppo, perché come dimostrano eventi come questo e purtroppo come continuano a dirci la cronaca di questi giorni a livello nazionale, negli ultimi due giorni altri due morti simili, ne parleremo nel corso della nostra trasmissione. E domani due iniziative in città: al mattino la manifestazione promossa dai sindacati CGIL e CISL UIL, nel pomeriggio in prefettura un vertice con il ministro Orlando che sarà a Prato proprio per affrontare il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ne parliamo questa sera assieme al sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, che è qui con noi in studio. Buonasera sindaco. Buonasera. E ringrazio anche in collegamento dalla sede di Confartigianato Luca Giusti, presidente provinciale ma anche regionale dell'Associazione Artigiana. Grazie Giusti, buonasera. Buonasera, buonasera a lei, suoi ascoltatori. In collegamento anche Massimiliano Brezzo, segretario della FILTEM CGIL. Buonasera e grazie di aver accettato il nostro invito. Qualche problema col collegamento con Massimiliano Brezzo, mentre dovremmo avere anche, se non erro, Sara Bessi, collega del quotidiano La Nazione. Ciao Sara, ci senti? Salve, e saluto anche Lucrezia Sandri questa sera in redazione per aggiornarci, o meglio per dare voce ai messaggi, ai vostri messaggi da casa e non solo. Ciao Lucrezia. Ciao Giancarlo, buonasera a tutti i nostri telespettatori, ovviamente agli ospiti. Vi ricordo il numero per interagire con noi: 331-1888-676. Scriveteci, parliamo di un evento che ha avuto una grande risonanza, come ricordavi Giancarlo, nella nostra comunità. Comunicateci i vostri pensieri, noi li leggeremo in diretta. Allora partiamo subito con la scheda realizzata da Marco Manzo, che riassume quanto lunedì scorso. Sono due gli indagati nell'inchiesta condotta dalla Procura di Prato sulla morte di Luana D'Orazio, l'operaia di 22 anni, madre di un bimbo di 5, deceduta per un incidente sul lavoro lunedì mattina all'interno dell'orditura Luana di Oste dove era impiegata. Sul registro degli indagati sono stati iscritti la titolare della ditta e il tecnico addetto alla manutenzione e riparazione dei macchinari. Per entrambi l'ipotesi di reato avanzata dagli inquirenti è omicidio colposo e rimozione ed omissione dolosa di cautele antinfortunistiche. Gli inquirenti sospettano che la saracinesca di protezione, utile proprio a prevenire incidenti simili a quello che si è verificato, non fosse posizionata correttamente per proteggere Luana, ma sollevata. Anche sulla mancata attivazione della fotocellula che blocca l'orditoio in caso di anomalie nel ciclo di produzione saranno fatte verifiche per capire perché il macchinario non si sia fermato quando Luana è rimasta incastrata. Oltre al macchinario sul quale è avvenuto l'incidente mortale, ne è stato sequestrato un altro simile per effettuare una comparazione e cercare di scoprire eventuali anomalie e difformità. Domani saranno affidati gli incarichi per tutte le perizie tecniche necessarie. È proprio sulla verifica del funzionamento e corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza che si cercherà di fare chiarezza per definire eventuali responsabilità. Sul corpo della vittima è stata disposta l'autopsia che sarà eseguita sabato. Ieri tramite i propri legali ha parlato Luana Coppini, titolare dell'orditura. Il dramma che stiamo vivendo ci colpisce profondamente. Di fronte a tutto questo è difficile trovare le parole, ma voglio esprimere il mio dolore attraverso l'impegno per la famiglia di Luana e il suo piccolo. Impegno che voglio tradurre in atti concreti da subito in ogni contesto e sede, ha detto. A seguito della tragedia, CGIL e CISL e UIL hanno indetto uno sciopero di 4 ore per domani, giornata in cui si terrà anche un presidio in piazza delle carceri dalle 10 a mezzogiorno. Morire di lavoro oggi non solo è inconcepibile, è intollerabile, hanno fatto sapere i sindacati. Bene, in attesa di ripristinare il collegamento con Massimiliano Brezzo e Sara Bessi in collegamento Skype, intanto sindaco, è stata una giornata, come dicevamo, drammatica per tutta la comunità. Lei si è portato subito sul posto appena ha preso la notizia, che è una di quelle notizie che lasciano il segno, come abbiamo visto poi, no, anche la eco che ha avuto
a livello nazionale quanto è accaduto. Sì, sicuramente è così, si tratta di una grande tragedia, un evento ovviamente che ci ha scosso tutti quanti, che ha creato in ognuno di noi un profondo dolore. Appena avuta la notizia anch'io ho voluto sincerarmi veramente di quello che era accaduto. Purtroppo si è trattato di un decesso, di una morte, di una giovane mamma, e questo ovviamente ha scosso tutta Montemurlo, ma non solo. Tante persone anche in queste ore ovviamente cercano di stare il più vicini possibili nei confronti di una famiglia che ovviamente è stata segnata da una grande tragedia, di un evento che non vorremmo mai avere notizia e che non vogliamo che avvenga più in futuro. Ovviamente spetta la magistratura, come è normale che sia, far luce su quanto accaduto, su eventuali falle nel sistema di sicurezza del macchinario incriminato. Abbiamo sentito domani l'affidamento della perizia proprio sul macchinario per accertare eventuali responsabilità. La nostra vuole essere una riflessione su quello che ancora non è stato fatto nel nostro distretto affinché certi episodi non si ripetano più. Giusti, in collegamento dalla sede di Confartigianato, le fabbriche oggi sono così pericolose? Vi sentite, uso un po' questa espressione, un po' sotto accusa come mondo artigiano ogni volta che avvengono questi fatti? Ma sicuramente la tragedia che ha colpito purtroppo una vita così giovane, che appena da poco tempo si era affacciata anche al mondo del lavoro e che aveva davanti a sé sicuramente ben altre prospettive che non quella di finire la sua esistenza in questo modo e in questa situazione, è una tragedia che ci segna tutti nel profondo, ma veramente, e ci spinge, ci dovrebbe spingere a fare delle riflessioni per mettere in atto tutte quelle iniziative che portino a evitare che ciò possa ripetersi, perché è veramente incomprensibile, impensabile ed è inaccettabile che oggi si possa pensare di dover correre un rischio simile andando al lavoro. Ancor di più diventa significativo un aspetto, perché questa tragedia ha colpito un giovane, una categoria che troppo spesso, insieme a quella delle donne purtroppo, è quella più colpita nel mondo del lavoro per la difficoltà a trovare gli impieghi, per la difficoltà a collocarsi nell'interno del mondo lavorativo. Per cui veramente è un qualcosa che dovrebbe spingerci a riflettere. L'hai già detto tu, Giancarlo, non spetta sicuramente non a me, non a noi stabilire di chi è la responsabilità. Come questo è accaduto, ci saranno gli organi competenti che ne stabiliranno anche le responsabilità sicuramente. Una cosa è certa, se è accaduto qualcosa non è andato bene. Noi dobbiamo adoperarsi perché da questa tragedia si possa cogliere lo spunto proprio per andare a individuare quali sono le condizioni, le caratteristiche che hanno portato a questo tragico evento e porvi rimedio. Personalmente credo che le fabbriche non possano oggi essere considerate un posto dove si rischia di entrare e non sapere se ne usciamo. Credo che ci siano sicuramente ancora aspetti migliorativi che potremmo apportare con l'individuazione di quei provvedimenti che rendano più sicuro il posto di lavoro, ma dovrebbe essere un percorso da fare insieme a tutti coloro che appunto hanno a cuore un tenore di vita a partire dall'interno delle fabbriche migliore di quello attuale. Certo è, mi sento di dirlo con estrema serenità, non si può dire che oggi a Prato, come può essere apparso in qualche occasione e in qualche servizio che ho visto anche sui livelli nazionali, in cui si descrive Prato quasi come una città da terzo mondo, dove le piccole imprese, le microimprese sfuggono ai controlli come se di mestiere si facesse quello di fuggire dalle responsabilità e da fuggire, certo, da quello sostanza, che è veramente un concetto sacrosanto. Sostanza Giusti, lei dice, Prato non è sicuramente all'anno zero per quanto riguarda i temi della sicurezza, il problema c'è, va affrontato, però non dipingiamo una realtà per quello che,
che non è. Brezzo è d'accordo, anche se poi, come è stato detto, fatti come questo ci riportano, no, indietro di decenni, quando purtroppo erano più frequenti morti di questo genere. Io non ho sentito quello che è stato detto finora, però ho capito la domanda. Scusate. Prato non è sicuramente il terzo mondo, però bisogna prendere atto che in 3 mesi, a 10 km di distanza, anche se la provincia è diversa, ma il sistema produttivo è lo stesso, sono morti 2 ragazzi che, se si mette insieme la loro età, non si arriva a 45 anni. Quindi delle riflessioni bisognerà cercare di farle, non solo sulla sicurezza, perché ora poi vedremo, qui saranno le inchieste a stabilire cosa è successo e come mai si siano potuti realizzare quei danni letali con un infortunio sul lavoro, perché per come conosco io quelle macchine, se le sicurezze sono attive, quello che è successo non può assolutamente succedere. Quindi qualcosa c'è, o di mancato di funzionamento, o di mancata manutenzione, o di spostamento delle sicurezze. E questo è un problema. Poi c'è un problema che se muoiono 2 ragazzi al primo, secondo anno di lavoro nel manifatturiero, probabilmente la nostra capacità di formare queste persone e di renderle consapevoli dei rischi che possono correre utilizzando quei macchinari probabilmente non è il massimo. Dunque, secondo lei c'è un problema di formazione anche? C'è anche, no, i problemi si può cominciare ora, e se abbiamo tempo ne metto un filo altri. Metto sul tavolo che ci può, siccome sono su eccessi, 2 infortuni mortali a 3 mesi di distanza a 2 persone di 22 anni che erano in formazione, vuol dire che c'è un problema anche probabilmente di capacità di formazione da parte di chi deve fare la formazione, che non si può dire che non c'è capacità di acquisire la formazione, è sempre responsabilità del formatore, non è mai responsabilità di chi deve essere formato che quel ragazzo cresca. La cultura della formazione e la cultura della sicurezza sono messi insieme un altro problema. Perché non, io sento spesso dire: ma ci vogliono controlli, ci vogliono più controlli, ci vogliono più controlli. Se io vado in motocicletta, non mi metto il casco per paura che mi fermino, io mi metto il casco perché se mi succede qualche cosa sono protetto e cerco di mettermi il casco che più mi garantisca. Chiaro. Questa è la concetto. Cultura della sicurezza, perché se no, se io sono sicuro che non ci sono i vigili, potrei viaggiare senza casco, e chiaro. Quindi va fatto questo salto. Lucrezia. Massimiliano Brezzo, lo ricordo ai telespettatori, ha citato il caso di Sabri Jaballa, il pratese di appena 23 anni che è morto il 2 febbraio, ha perso la vita in una ditta tessile di Montale. Però purtroppo sono stati giorni neri gli ultimi 2 per quanto riguarda le morti sul lavoro a livello nazionale. Ieri è stata la volta di un operaio di 49 anni che è morto in fabbrica a Busto Arsizio mentre lavorava ad una fresa, mentre oggi un altro operaio di 47 anni a Pagazzano, che era sposato e padre di 2 figlie, è morto invece in una ditta di costruzioni mentre costruiva alcune villette. Sindaco, in questo caso, come sottolineavamo in apertura, no, la drammaticità dell'evento, probabilmente anche il fatto che si trattasse di una ragazza con un bambino, ha avuto un clamore forse anche inaspettato, no? Non per ovviamente sminuire, ci mancherebbe altro, un fatto veramente drammatico, però appunto facevamo riferimento ad esempio al caso dell'operaio 22enne a febbraio, di cui ne abbiamo parlato, però non con questa eco nazionale. Ecco, lei come se lo spiega? Sì, sicuramente questa tragedia ha avuto una risonanza molto elevata, ovviamente il fatto che si tratti di una donna, quindi ovviamente
di una figura femminile molto giovane con un bambino piccolo, una sua situazione anche particolare ha contribuito al fatto che questa notizia avesse questa risonanza così elevata. Penso che questa tragedia a questo punto debba però essere davvero da stimolo e da riflessione forte di tutti noi nei confronti di un tema che purtroppo sì, in questo momento ha riguardato il nostro distretto, ma purtroppo riguarda il nostro paese, tutta Italia, in un modo ancora troppo importante. Basti pensare che dall'inizio dell'anno, ecco, i morti sul lavoro, le morti bianche sono oltre 160, quindi un numero elevatissimo. Non è pensabile andare a lavorare e purtroppo morire nel posto di lavoro. Quindi questo deve essere per tutti un motivo di riflessione. Dobbiamo impegnarci a fondo per portare atti concreti su un tema, quello della sicurezza sui luoghi di lavoro, che deve essere centrale. E penso, lo diceva prima Brezzo, che si debba iniziare in particolar modo da un tema proprio culturale, perché è evidente che la sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere un qualcosa che deve essere sentito, non deve essere un semplice adempimento burocratico per nessuno, ma deve essere un valore, perché fare sicurezza sul luogo di lavoro significa ovviamente creare le migliori condizioni per i lavoratori, ma anche per le aziende, per il benessere di una comunità. E quindi penso si debba lavorare a fondo anche proprio su come è a livello culturale vissuta, e quindi proprio ritornare al centro su quello che è un buon lavoro. Ecco, su questo vorrei sentire anche Sara Bessi del quotidiano La Nazione, che adesso in collegamento. Ciao Sara, ci senti? Ciao, sì, mi senti benissimo. Perfetto, ciao, buonasera. Ecco, volevamo sentire appunto anche un tuo commento su quanto accaduto, come sottolineavamo poco fa, sul clamore mediatico che ha avuto questo evento drammatico, su come l'hai anche tu vissuto da giornalista. Certo, ma sicuramente a piangere un'altra vittima di tanto di bambini. Un bambino di Italia anch'io è stato fatto, l'altro di Guilherme, abbiamo vissuto con i bambini che portano anche questo, anche noi volte a finire la vita. Come è successo, perché io ho fatto, per un ragazzo di questo mio dio, con distanza, fanno peggio assolutamente di un immagino, pensando in cultura, pensando per il tradizionale esperto. Sicuramente, dopo i primi atti che abbiamo avuto notizie di questo infortunio mortale, sono delle dominate pari caratteristiche di questo caso, di più uomo. Luana è una donna, Luana è una vera mamma, Luana è un bambino di più grande mezzo. Lui si sono trovati ad andare su due vestiti, su due piani. Su quello proprio personale, la scala individuale è una giovanissima, che era pronta per costruire il suo figlio, per aiutarlo a crescere, a svolgere un lavoro, a svolgere continuità un lavoro. Quindi abbiamo i nostri giovani, che sono giovani, dalle buone energie, da spendere, da impegnare, e nello stesso tempo si sono trovati appunto a doversi confrontare su un altro problema di cui parlavate prima, quello della sicurezza nel luogo di lavoro. Ecco, Sara, ti interrompo solo un attimo perché c'è un po' un problema nel collegamento, vediamo se riusciamo a risolverlo velocemente. Nel frattempo Lucrezia mi chiede la linea e poi lanciamo il prossimo contributo. È arrivato un messaggio alla nostra telespettatrice che si chiama Letizia, che dice: lavoro nel campo alimentare, per noi ci sono controlli periodici da parte dell'ASL, come è giusto che sia, per essere certi che vengano immessi prodotti sicuri e che tutto si svolga a norma. Per le altre categorie come funziona con i controlli? Chiaramente i cittadini si domandano se ci sono controlli regolari in tutti i tipi di aziende. Nel corso della trasmissione vi proporremo anche un'intervista con Renzo Berti del Dipartimento Prevenzione dell'ASL. Intanto lo chiedo velocemente, prima di lanciare il prossimo contributo, al Presidente Giusti e anche a Brezzo. Ecco, questi controlli vengono effettuati nel settore tessile, in particolar modo nel mondo artigiano, Giusti? Ma assolutamente sì, vengono effettuati, anche perché c'è una crescita culturale da parte dell'imprenditore, ed è quella crescita che deriva da quel percorso di formazione a cui faceva riferimento anche Brezzo. Certo,
ancora c'è molta strada da fare e la formazione può sicuramente essere l'elemento che farà la differenza per il futuro. Una formazione da fare sia agli imprenditori che ai collaboratori e ai dipendenti per acquisire consapevolezza. I controlli ci sono, le aziende si sottopongono a questo controllo perché è un qualcosa che ne aumenta sotto certi aspetti il pregio della qualità del lavoro. Oggi vi ricordo, e lo ricordo veramente a tutti quelli che ci ascoltano, che la certificazione di un'attività è un qualcosa che sta diventando quasi indispensabile, quindi poter portare una certificazione che garantisce che lo svolgimento del lavoro e dell'attività viene fatto rispettando tutti quei parametri, non soltanto etici, ma anche e soprattutto di sicurezza per quanto riguarda appunto l'attività e il rapporto con i dipendenti, è fondamentale ed è diventato fondamentale nella consapevolezza da parte dell'imprenditore. Brezzo. Non abbiamo più Brezzo in collegamento, allora torniamo sulla figura di Luana D'Orazio. Chi era la vittima di questo ennesimo incidente sul lavoro? Il profilo tratteggiato nel servizio di Marco Manzo. Sempre col sorriso sulle labbra, è questa la caratteristica che si nota subito dalle foto di Luana D'Orazio, l'operaia di 22 anni morta lunedì ad Ostia in un incidente sul lavoro all'interno dell'orditura in cui era impiegata. Un sorriso luminoso come solo la giovinezza sa esprimere, e di vita davanti Luana ne aveva ancora tanta se quell'orditoio lunedì non l'avesse trascinata fatalmente. Luana viveva ad Agliana con i genitori e il figlio di 5 anni. Da un paio di anni lavorava nell'orditura di Oste, aveva fatto da comparsa in alcuni video musicali, anche nel film di Leonardo Pieraccioni Se son rose. Una morte prematura, troppo, che ha sconvolto la comunità di Le Querci, dove viveva, quella di Montemurlo, dove lavorava e che ha avuto risonanza a livello nazionale, perché se morire di lavoro resta inaccettabile, morire di lavoro a 23 anni ancora da compiere lo è ancora di più. E l'idea che un bambino di 5 anni non potrà più rivedere la sua mamma uscita la mattina per lavorare, ma più tornata a casa, non può lasciare indifferenti. Come sempre accade in questi casi, si tornerà giustamente a parlare di sicurezza sul lavoro, ma nessuno potrà più restituire la vita a Luana, morta a 2 giorni dalla festa dei lavoratori, a 23 anni ancora da compiere. Era contento del lavoro che svolgeva, anche se a volte tutti i lavori possono pesare, anche più leggeri, no? Però gli piaceva lavorare. Amava il suo bimbo splendido. Non gli faremo mancare nulla, gli mancherà l'essenziale, però diremo come tutti che è andata a completare il giardino lassù, delle belle stelle brillanti. La sua mamma la chiamava la mia mamma splendida. È un bambino di 5 anni e mezzo, ma è molto intelligente. Da ieri è strano, non me l'ha chiesto la mamma quando torna dal lavoro. Non lo so, qualcosa ha capito, sì. Non me lo chiede. Sindaco, fin da subito c'è iniziata una gara di solidarietà per aiutare la famiglia della vittima, in particolar modo noi il bambino che ha poco più di 5 anni. Il comune di Montemurlo è stato il primo a attivarsi con una raccolta fondi che sta dando dei risultati insperati, credo si possa dire. Sì, subito dopo che è avvenuto purtroppo questo incidente, questa tragedia, abbiamo pensato che la cosa più immediata da fare fosse ovviamente esprimere la nostra vicinanza e il nostro sostegno a questa famiglia che è stata segnata da un lutto così grande, e quindi abbiamo pensato a quella che potesse essere l'azione concreta più utile e necessaria. Quindi abbiamo voluto lanciare questa raccolta fondi, questa raccolta di donazioni. Vediamo l'Iban, la schermata in sovraimpressione. Sì, questo è appunto l'Iban di questo conto, che è della Montemurlo Solidale, un comitato che è stato creato appositamente a Montemurlo per raccogliere la solidarietà delle persone in fatti gravi che possano accadere nella nostra comunità e non solo. Quindi in questo caso l'abbiamo voluto attivare per poter sostenere questa famiglia, in particolare questo giovane bimbo di 5 anni ovviamente, che viene strappato da sua madre in un modo ovviamente bruttissimo e che quindi avrà sicuramente necessità. Quanto è stato raccolto fino ad ora? Sono arrivate tantissime donazioni, sono a oggi oltre 42.000 euro,
quindi le somme già raccolte. Già oggi pomeriggio l'elenco appunto dei donanti è un elenco di 77 pagine, per far capire si parla di migliaia di persone che stanno donando, anche importi magari non elevatissimi, a partire da 5 euro, ma anche fino a somme davvero ingenti, tipo 2.000 euro, però una grande solidarietà di tante persone di Montemurlo, ma non solo. Questa raccolta infatti, diciamo, è diventata un po' riferimento anche per tanti altri soggetti, hanno aderito, diciamo, a questa raccolta anche altri comuni, partiti politici, sindacati, quindi insomma pensiamo possa essere lo strumento nel concreto per poter dare un sostegno a una famiglia che sicuramente sta vivendo delle ore drammatiche e che purtroppo insomma ha perso una figlia che non gli verrà restituita neanche da nessuna cosa. Al comune di Montemurlo si sono aggiunte altre realtà, associazioni che hanno lanciato analoghe iniziative. Lucrezia, ce le ricordi? Così, come diceva il sindaco, c'è stata una vera e propria gara di solidarietà. Appena due ore fa, il collezionista Carlo Palli ha fatto un avviso a tutti gli artisti italiani, come ha detto lui, perché l'archivio Carlo Palli ha organizzato una grande vendita all'asta di opere d'arte contemporanea a favore del bambino di Luana D'Orazio. Poi c'è la Fondazione ANMI, l'Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, che ha fatto partire una raccolta fondi, e poi ci sono anche le singole aziende che si sono mobilitate, la GT 2000 che è un'orditura tra le più grandi in città, non vorrei fare spoiler, però ci siamo stati anche noi, come vedrete tra poco, ha proposto ai propri dipendenti di lavorare le 4 ore di sciopero di domani, hanno accettato tutti e la paga di quelle 4 ore verrà devoluta alla famiglia D'Orazio. E poi c'è una sottoscrizione interna che è stata aperta dai dipendenti e dai soci della cooperativa Eccoci di Prato. E poi ricordiamo anche la campagna annunciata proprio oggi dal quotidiano La Nazione, sempre in favore del figlio della vittima. Ecco, ma di che tipo di macchinario stiamo parlando? A cosa serve e soprattutto come funziona? Siamo andati a vedere da vicino come si lavora, in tal senso, in una orditura alla GT 2000 dell'imprenditore Andrea Belli. Vediamo e poi ne parliamo con i nostri ospiti. L'orditoio è la macchina immediatamente antecedente al telaio, prepara l'ordito, vuol dire mette insieme un numero alto di fili in senso orizzontale che vengono avvolti sul subbio. Si svolge in due fasi, la prima fase è l'ordimento e la stiamo vedendo in questo momento, in dove non è possibile avvicinarci a nessun mezzo in movimento perché i carter, le protezioni e le fotocellule non permettono di avvicinare. Io volessi aprire questo cancello, non riesco ad aprirlo. Per aprire questo cancello devo fermare la macchina e poi aprire il cancello. Una volta finito la fase di ordimento si deve passare alla successiva fase, quello di insubbiare. Significa prendere quello strato di fili, aderirlo a questo subbio metallico per fare in maniera di avvolgerlo. Per fare questo devo mettere questa catena, in alcuni modelli c'è una sbarra, in altri modelli c'è una grata, ma è la stessa cosa, o catena o grata o sbarra. La attivo, la metto qui, questa serve che se qualcuno la tocca tira questo e blocca la rotazione del subbio. Inoltre non posso invadere l'area vicino alle flange perché ci sono dei sensori che se io li passo davanti loro bloccano la rotazione. Può darsi che per fare più velocemente il proprio lavoro un operaio non collochi la catena di protezione? Non parte.
non parte. Se non c'è il sensore, sente che non c'è e non dà il consenso. Questo orditoio è della stessa marca? No, di quello? È di un altro, ma si somigliano. Quindi della stessa tipologia dell'orditura Luana? Esatto, sì. Io in questa orditura lavoro da 17 anni. Lo definirebbe un lavoro pericoloso il suo? Allora, come tutti i lavori sono un po' pericolosi se uno non ci si sta attenti, cioè dipende anche tanto da noi e non fidarsi troppo dalle macchine. Chi lavora da meno di 3 anni in una fabbrica è considerato apprendista. Sì. Che tipo di percorso c'è? Cioè come viene seguito un apprendista in azienda? Qualsiasi cosa faccia, sempre supervisionato da un operaio più esperto. Dopo un anno che lavora in azienda? Allora, diciamo così, non ci sono dei tempi ben definiti, dopo un anno, dopo due, dopo 6 mesi. Dipende tanto anche dal ragazzo, dall'apprendista stesso, perché magari c'è qualcuno che prende molto lentamente e allora devi stare addosso. Qualche un altro sveglio, come abbiamo qui Lorenzo, che è sveglio e una volta che ha imparato non lo abbandoniamo a se stesso, ma gli diamo 1 metro, 2 metri di spazio per poter fare il lavoro che dovrà fare. Quanti anni hai? Ce ne ho 23. Luana D'Orazio aveva la tua stessa età e faceva il tuo stesso lavoro. Quanto ti ha colpito questa notizia? Non ho parole, mi dispiace un sacco dell'accaduto e questa cosa mi fa imparare che c'è davvero da fare molta attenzione. Io è un annuncio che faccio a tutti quelli che lavorano vicino alle macchine, alle impalcature. Bisogna stare attenti, sempre connessi con il cervello, non solo col telefonino. Ovviamente sono tante ancora le domande a cui le indagini dovranno dare una risposta, a cominciare appunto da quello che, come abbiamo visto nel servizio, riguardano i sistemi di sicurezza, dalla gabbia o protezione del macchinario, la fotocellula ha funzionato sì o no, Luana era sola sì o no, questo chiaramente è il lavoro che dovrà svolgere la magistratura. Intanto io apprezzo e aggiusti. E chiedo se su questi temi, a loro avviso, più in generale chiaramente, si è abbassato la guardia e se sì, per quale motivo? Abbiamo sentito, no? Un riferimento alla necessità di velocizzare in alcuni casi le procedure di lavoro. È questo uno dei temi oppure no? Brezzo. Ma io voglio sperare che non si sia abbassato la guardia. È difficile fare un ragionamento generale. In generale si fa con le statistiche, quanti infortuni sul lavoro ci sono e le conseguenze che questi hanno. Quando sapremo per bene come sono successi questi incidenti, si vede se c'è stato un abbassamento della guardia, c'è stata imperizia o se c'è stata colpa o dolo. Io continuo a dire. Ora, quell'orditorio è simile, non è uguale. L'altro aveva proprio una saracinesca che doveva calare davanti al subbio e che impediva fisicamente che la lavoratrice venisse a contatto con il subbio. E se non era calata questa saracinesca, l'orditorio non poteva partire. Per avviare la saracinesca si doveva essere dalla parte di fuori e lontano, perché il pulsante che fa calare la saracinesca e quello che fa avviare l'orditoio sono lontani dalla postazione. Quindi lì non è un problema di calare la guardia, lì bisogna vedere chiaramente cosa sia successo, perché non può succedere quell'infortunio se tutte le cose sono a posto. Io ho paura di un rischio vero, che il nostro sistema produttivo produce sempre meno ricchezza per tutto il terzismo, e questo comporta che per rientrarci coi costi ci può darsi che qualcuno
abbassi il costo della sicurezza, che come dicevo prima non deve essere un costo. Questo è rischioso. Questo è rischioso perché da nessuna parte si stabilisce quanto una lavorazione deve ricevere perché possano essere coperti tutti i costi fissi e variabili. Non è scritto da nessuna parte, è il mercato. Spesso c'è una concorrenza spietata perché la committenza fa un po' l'asta e si interessa poco di quali sono le condizioni per le quali un terzista riesce a fornire un servizio a un certo prezzo. L'importante è che lo fornisca a quel prezzo, se no non gli viene data la commessa. Questo allungato per anni, perché oramai sono anni, questo sicuramente crea un humus favorevole al fatto che si abbassi la guardia. E su questo bisogna stare attenti, perché il nostro sistema è permeabile a un abbassamento della guardia che possa avere queste ecco misure. Su questo vorrei sentire anche Giusti. C'è dunque un problema di costi che è collegato al tema della sicurezza, Giusti? Ma allora vorrei dire questo. Sicuramente se è successo questa disgrazia c'è qualcosa che non ha funzionato, e questo credo che sia fuori discussione. Che cos'è che non ha funzionato lo accerteranno appunto le autorità competenti. Io non punto il dito contro nessuno, né accuso né assolvo. Credo che si debba veramente lavorare molto sulla formazione, che è un elemento indispensabile sia per i lavoratori che per i datori di lavoro. Sul fatto che si possa essere in una condizione di allentamento dell'attenzione o di risparmio nel fare tutte quelle iniziative che prevedono un'interruzione ovviamente del ciclo produttivo in caso di rischio, ecco, io credo che debba essere ben valutato questo aspetto, perché se la Saracinesca non era stata attivata, non è che risparmiasse qualcosa l'imprenditore nel non essere attivata. Da un punto di vista di costi parlo, è bene essere chiari. Dico semplicemente che forse va creata una cultura di impresa e quindi di professionalità sia da parte dell'imprenditore che da parte dell'operatore, che se anche ci vuole un minuto in più, cinque minuti in più, per cui la Saracinesca si deve alzare e per andare a riprendere il filo rotto, ma questo va a vantaggio della sicurezza, questo deve essere una consapevolezza di tutti. Lo ripeto, non punto il dito contro nessuno, né assolvo nessuno. Io credo che si siano fatti tanti passi. Nel 2015 in Toscana erano 125 morti per lavoro, quindi infortuni gravissimi, che sono scesi a circa 70, sempre troppi nel 2019, in maniera sempre più progressiva siamo arrivati a una riduzione di questi infortuni mortali. Anche una vita è troppo se la perde in quell'ambiente in cui si dovrebbe andare a lavorare per realizzare i sogni, non un ambiente in cui i sogni te li tronca e te li fa finire. Per cui i numeri hanno la loro importanza, perché da questi numeri si deve andare a individuare quel percorso che porta alla loro estrema riduzione, se non addirittura all'azzeramento, e dovrebbe essere l'obiettivo principale. Lucrezia, prima di andare in pubblicità abbiamo ancora tanti contributi da proporvi. Intanto è arrivato un messaggio da parte di Rosa che ci esprime la sua opinione, dice: credo che il Covid sia passato avanti a tutte le altre questioni della sicurezza sul posto di lavoro, facendo abbassare spesso la guardia su tutto il resto. E poi Giancarlo, anche in questa trasmissione abbiamo sentito il paragone rispetto al passato, ovvero com'è possibile morire di lavoro nel 2021, ci riporta al passato, a quando si moriva nelle fabbriche tessili. E in effetti questo, tra tutte le reazioni che ci sono state sul web, mi ha fatto trovare un post molto interessante, che è quello della scrittrice Bianca Pizzorno, che in un post sul social Facebook ha praticamente paragonato il lavoro di Luana D'Orazio a quello di una bambina in una fabbrica tessile in Carolina nel 1908. Pregherei la regia di far vedere il post su Facebook, e appunto il paragone che è stato fatto in questi giorni tra tutte le migliorie tecniche, anche quelle che abbiamo sentito nel nostro servizio,
e d'altra parte il giovane che muore sul posto di lavoro. E ci sono ancora tante reazioni sul web, ne ho scelta soltanto un'altra che mi ha colpito, che è la vignetta del vignettista Mauro Biani, che prego un'altra volta la regia di mostrare, che rappresenta Luana D'Orazio come la donna del celebre quadro Il quarto stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Paragone, sindaco, non so se è d'accordo, quello di prima forse un po' eccessivo, perché Prato, come abbiamo detto, sicuramente il problema della sicurezza c'è, va risolto. Come diceva il Presidente Giusti, anche un solo morto è troppo, però non si può certo dire che siamo rimasti all'inizio del secolo scorso, insomma dei passi in avanti il nostro distretto li ha fatti, ancora pochi, c'è da fare molto. Direi che sicuramente insomma, i passi in avanti del nostro distretto sono assolutamente sotto gli occhi di tutti, la situazione è notevolmente migliorata, il progresso tecnologico delle macchine, quindi l'innovazione, comunque un'attenzione sicuramente maggiore da parte sia delle aziende che dei lavoratori, però è evidente che quello che accade ancora non basta, perché succedono ancora infortuni gravi, succedono purtroppo incidenti che portano alla morte di lavoratori, e quindi penso che è evidente che dobbiamo ancora fare uno sforzo maggiore su un tema come questo, perché prima Giusti ha detto benissimo, anche una morte sola ovviamente è sempre troppo, quindi l'impegno penso di tutti debba essere un impegno comune che ci accomuni nel cercare di trovare nuove soluzioni, penso a soluzioni prettamente concrete che possano migliorare lo stato dell'arte, e non c'è dubbio che il tema della formazione è fondamentale, cioè dare ovviamente strumenti a tutti, ai datori di lavoro e ai lavoratori, per poter lavorare in piena sicurezza con una consapevolezza continua. Fare formazione non può essere un qualcosa ovviamente che avviene solo all'inizio dell'ingresso di un lavoratore in un'azienda, ma deve essere costante, deve essere continuativa nel tempo, e su questo penso si debba investire con forza e aiutare anche le aziende a portarla avanti con forza, ovviamente affrontandone i costi, perché sicuramente non c'è dubbio che anche questo è un tema che accade e che c'è. Andiamo in pubblicità e poi torneremo insieme per parlare anche appunto di controlli nelle aziende, degli effetti, come accennava poco fa una nostra telespettatrice, del Covid anche su questo tema. Restate con noi. E allora ripartiamo subito dai messaggi da casa, Lucrezia, e poi lanciamo il prossimo contributo. C'è scritto Daniela, sono d'accordo con chi sostiene che occorre formazione, predisporre dispositivi di sicurezza, controlli, ma è indispensabile prendere coscienza da parte di tutti gli addetti al lavoro che solo la prevenzione evita problemi poi. Insomma, il tema della formazione rimane centrale, servono però anche i controlli. Allora ne abbiamo parlato con Renzo Berti, che è il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Toscana Centro. Ascoltiamo. Ogni morte di questo tipo è una ferita atroce, non può essere accettata. Da una parte c'è una razionalità che ci dice che il rischio zero è un rischio purtroppo non realizzabile, che c'è sempre quindi un margine di errore, di rischio, anche la cosiddetta fatalità, no? Però quando andiamo poi a girare le carte, a vedere meglio le cose, ci accorgiamo che troppo spesso invece ci sono state disattenzioni perniciose, e che richiamano ad un'idea, veramente ad un modello culturale sbagliato, che è quello che interpreta la sicurezza come un onere, un costo, un fardello, e non qualcosa che può aiutare un'impresa a fare bene. Naturalmente questo ragionamento non può essere generalizzato, perché abbiamo anche esempi virtuosi, però un dato ricorrente è proprio questo. Ecco, da un punto di vista dei controlli, alla luce anche di questi fatti, state pensando a rivedere dove mirarli? No, in realtà era già avvenuto, perché alla fine del 2020 la Giunta regionale toscana, la nuova giunta, decidendo di proseguire il piano lavoro sicuro, ha ritenuto che fosse il momento, noi molto d'accordo, di non avere più un'attenzione particolare sull'imprenditoria cinese rispetto alle altre. E questo ha significato che il modello di verifica ispettiva è oggi un modello standard. Quindi, contrariamente all'inizio, lo ricorderete, quando nel 2014 siamo partiti, si andava a vedere i dormitori, gli impianti elettrici, le bombe a gas, insomma, i macro fattori di rischio, il percorso si è progressivamente affinato ed oggi è un standard. Quindi, quando andiamo in una ditta cinese, vediamo le stesse cose che andiamo a vedere in una ditta italiana.
Questo ha significato anche rallentare nei numeri e spostare su altri fronti, e quindi dare un'attenzione che più che l'aspetto etnico guarda al profilo di rischio caratterizzato dalla filiera, quindi edilizia, quindi agricoltura, quindi ovviamente tessile, abbigliamento, perché Prato poi è fatta molto di questo, e quindi stiamo già lavorando con questo tipo di impostazione. Per quanto riguarda i macchinari e il loro utilizzo, generalmente che tipo di irregolarità ha riscontrato? Sul tessile noi abbiamo fatto un'analisi, negli ultimi, dal 2018 abbiamo avuto 35 infortuni legati al tessile, e questi ben 69% era legato proprio a macchinari, diciamo, non adeguati, utilizzati in modo non adeguato. E poi c'è il tema della formazione, che in certi casi può essere considerato accessorio e invece è fondamentale. È fondamentale perché dobbiamo renderci conto, un elemento base a me molto caro è che la prevenzione deve essere fatta da chi lavora e non da chi va a controllare, perché vuol dire che chi quotidianamente opera è in grado di gestirsi il rischio, di garantire la propria sicurezza, ma questo presuppone una formazione, anche in materia di sicurezza. Naturalmente poi le persone devono conoscere i cicli produttivi, devono inserire il concetto della sicurezza in questo ambito, non deve essere un corpo estraneo, deve essere, e la nostra norma ormai da tempo, diciamo dal 94, col vecchio 626, parla di autocontrollo e parla di una responsabilizzazione che però talvolta viene interpretata in modo formalistico. La formazione è un caso emblematico, quando vediamo attestati fatti così, tanto per giustificare una formazione che non c'è stata, ci rendiamo conto del grave errore che viene compiuto. Vorrei ripartire da Brezzo. Prima faceva riferimento, no, alla necessità di avere anche dei dati su cui discutere e riflettere. Ne abbiamo sentito uno che secondo me può essere un punto di partenza, ovvero il 69% di questi 35 infortuni avvenuti nel tessile da imputare appunto a problemi connessi ai macchinari. Anche quelli di scarsa formazione sono connessi ai macchinari, perché se uno è formato, è cosciente ed è libero dal bisogno di dover accettare un lavoro poco sicuro, non ci sta, se è consapevole del rischio, a lavorare e dice: io questa operazione in queste condizioni non la compio. C'è il problema della formazione, c'è il problema della precarietà, della precarietà del lavoro di chi è in quel momento a operare, c'è il problema del bisogno che quella persona può avere di quel lavoro, e tutto insieme poi fa succedere un infortunio su un macchinario che non va bene. E quindi c'è il macchinario che non è adeguato, ma quel macchinario che non è adeguato è capace di produrre danno, anche perché intorno c'è tutto questo, perché un lavoratore libero dal bisogno e cosciente, al macchinario non adeguato, chiama il datore di lavoro e dice: guarda, bisogna che tu adegui questo macchinario, perché se no io non ci posso lavorare. A Giusti volevo chiedere se c'è dunque un problema anche di ricambio tecnologico all'interno del distretto, e poi se il Covid ha influito in qualche modo anche su questo tema, sul tema della sicurezza. Giusti. Ma allora, un ricambio tecnologico sicuramente è stato rallentato dalle condizioni economiche in cui ci sono venuti a trovare, in particolar modo il mondo del tessile in questo caso, però non credo che questo sia riconducibile, per esempio, all'infortunio che diciamo di cui si sta discutendo e si sta parlando stasera. Qui si parlava di un macchinario che era comunque un macchinario che aveva tutte le caratteristiche e le condizioni per operare in sicurezza, e questo credo che avvenga oggi nella gran maggior parte dei casi di quei macchinari che sono utilizzati per tutto il processo produttivo. Sicuramente rimane un aspetto, e cioè quello legato al fatto che una percentuale così alta sia stata individuata, il 69%, per macchinari non a norma sugli infortuni,
Certo, mi sembrerebbe banale dire se erano tutte a posto e tutte a norma, probabilmente gli infortuni sarebbero stati diversi, la percentuale è così alta proprio perché c'è stato un infortunio e la tendenza è quella a far sì che questi diminuiscano, per cui dico che l'attenzione ritorna sempre a un processo culturale. L'imprenditore deve essere sempre più consapevole e convinto che la sicurezza non è da considerare assolutamente un costo, ma deve essere da considerare una parte imprescindibile dall'attività stessa che uno svolge. E questo è un aspetto che fa parte forse anche di quel processo innovativo all'interno delle aziende, anche a quel cambio generazionale per certi aspetti, perché si acquisisce non soltanto con il tempo, ma anche e soprattutto con l'approfondimento di questi temi e la partecipazione anche a momenti come questo, che sono momenti tragici ma che servono soprattutto a far sì che ci si ponga delle domande, ci si ponga delle riflessioni, in particolar modo da parte degli imprenditori, su quello che è il rischio stesso che corriamo. Perché oltre alla tragedia della perdita di una vita umana sono anche le conseguenze per quell'imprenditore, qualora si riscontrassero dei casi in cui non sono state rispettate le regole, che segneranno tutta la sua vita. Per cui l'invito è veramente a tutti gli imprenditori, ma credo che quelli diciamo che già oggi sono sul mercato, queste ne hanno una certa consapevolezza, l'invito è quello a rendersi conto che le conseguenze tragiche di una mancata adempimento di tutti quelli che sono le sicure previste per svolgere bene le attività può ricadere su loro stessi, per cui veramente un processo culturale che è iniziato e che sta andando avanti. Domani ricordavamo la manifestazione dei sindacati, ne parleremo fra poco proprio con Brezzo, e nel pomeriggio alle 15 in prefettura l'incontro col ministro Orlando. Su questo abbiamo sentito il sindaco Matteo Biffoni, ascoltiamo. È anni che chiediamo un'attenzione particolare e il rinforzo della presenza dello Stato nel nostro territorio. Ministro Orlando è persona amica, ma insomma di grande sensibilità. Speriamo che stavolta ci si renda conto che abbiamo la necessità che, diciamo, soprattutto sul tema della sicurezza del lavoro ci sia uno sforzo nazionale, perché nelle ore in cui piangevamo il dolore violento della perdita di Luana, Cristian a Busto Arsizio, un ragazzo di 49 anni con due bambini, perdeva la vita in un altro incidente sul lavoro e quindi è una roba che non si può più tollerare, nello stesso tempo che questo territorio abbia il rinforzo della presenza delle donne e degli uomini dello Stato, che in questo momento invece tutto questo sforzo viene poggiato sulle pur volenterose spalle delle istituzioni locali, ovviamente l'ente locale, ma anche delle forze dell'ordine, della prefettura, del tribunale presenti sul territorio. Sindaco Calamai, anche lei parteciperà domani all'incontro col ministro Orlando. Cosa chiederà, cosa chiederete al ministro? Sì, domani parteciperò a questo incontro, sarà sicuramente un incontro importante per chiedere al governo un'azione decisa su questo tema. Io penso che quello che è successo e anche la risonanza che ha avuto deve essere ovviamente per noi un punto fermo per darci gli strumenti da qui in avanti per migliorare in modo notevole quella che è la sicurezza sui luoghi di lavoro. C'è un tema nazionale che deve essere affrontato con forza, c'è ovviamente quello che si è detto fino adesso sugli aspetti culturali di come si vive la sicurezza sul lavoro, ci sono aspetti legati al mondo della formazione, di come fare formazione, di come proseguirla ai lavoratori e alle aziende, e poi c'è un aspetto locale, lo diceva bene il sindaco Biffoni, che riguarda la nostra provincia. La nostra provincia deve avere sicuramente maggiori risorse, maggiori energie, maggiori persone dedicate al tema dei controlli per garantire quindi anche in fase successiva a quello che è la formazione, a quello che è un lavoro magari più culturale, dei controlli, delle verifiche che consentano quindi anche di frenare ed arrestare cattivi comportamenti che magari qualcuno ancora ad oggi purtroppo anche nel nostro distretto porta avanti nelle proprie aziende. Quindi penso che qui a governo domani l'occasione sarà davvero importante per chiedere uno sforzo che riguarda Prato e la provincia su aspetti che purtroppo da tempo sappiamo che ecco, non... Esempio, per fare un esempio, per far capire a livello numerico, ad esempio su Montemurlo, che forze avete da mettere in campo per i controlli nelle,
nelle aziende, penso ovviamente in questo caso alla Polizia Municipale che partecipano poi agli interventi interforze. Sì, sicuramente, ovviamente le Polizie Municipali partecipano agli interventi dell'interforze. Devo dire, prima Berti parlava del progetto Lavoro Sicuro, questo è stato un progetto della Regione importantissimo che ha permesso ovviamente nei singoli territori, a Montemurlo come nel resto della provincia, dopo quello che è stata la grande tragedia di Teresa Moda, di portare avanti azione di contrasto di quella che era l'illegalità economica nelle aziende, nei mondi produttivi. E non c'è dubbio, lo diceva bene, ora si è orientata magari più a una natura ispettiva anche per andare a fare una serie di controlli su quelle che possano essere anche le carenze in tema di sicurezza. Però è evidente, per fare interforze e controlli di questo tipo in modo maggiore ci vogliano ispettori del lavoro, ci vogliono persone che lavorano presso il Dipartimento dell'ASL, ci vogliono quindi tutta una serie di soggetti che per competenza e per professionalità consentano di fare verifiche attente e portare quindi, diciamo, dei riscontri importanti a tutto il territorio. Calamà, Giusti, da imprenditore, Brezzo da sindacalista, dallo Stato cosa vi attendete? Che tipi di interventi, per entrare nel concreto, no, del tema? Giusti? Ma guardi, allora, individuato l'aspetto che è comune da parte di tutti di migliorare questa situazione, dallo Stato ci aspettiamo che cosa? Non soltanto azioni repressive che sono utili per andare a scovare quelle situazioni ovviamente dove l'illegalità porta a questo tipo di situazione, ma soprattutto risorse per la formazione, per investire, per aiutare, per agevolare ancora una maggior sicurezza sui posti di lavoro, quindi un qualcosa che vada magari a colmare quelle lacune che ancora oggi ci sono in determinate situazioni. Noi diciamo che non sono mai troppe, non sono mai sufficienti, perché dobbiamo cercare di ridurre veramente al minimo il rischio, e allora incentivi su coloro che ulteriormente acquisiscono possibilità di maggior sicurezza sui posti di lavoro, a partire dalla formazione fino all'investimento sui macchinari per renderli ancora più sicuri. Brezzo. C'è un problema di audio. Eccoci. La sentiamo adesso. Io mi allargo un po', visto che abbiamo provato a parlare con Di Maio, poi abbiamo provato a parlare con la Catalfo, e ora viene a Prato finalmente un ministro del lavoro. Io ritengo che i controlli debbano essere deterrenti, non si può controllare tutte le aziende continuamente tutti i giorni, quindi deve essere i controlli devono, una volta trovato qualcosa che non funziona, far capire a chi fa le cose in maniera sbagliata che è facile che venga controllato, e che se viene controllato ne paga veramente le conseguenze. Per far questo servono che i controlli siano interforze, ma interforze non vuol dire con la polizia municipale, che è interforze perché sono più forze, ma per avere dei controlli effettivamente deterrenti ed efficaci, oltre al tecnico della prevenzione dell'ASL, servono gli ispettori del lavoro, gli ispettori dell'INPS e gli ispettori dell'INAI. Allora si affronta l'azienda a tutto tondo e le responsabilità, se ci sono, vengono anche colpite, perché le competenze della somma di chi fanno, dei soggetti che fanno il controllo, veramente sono in grado di controllarti bene. Ecco, nell'area, ora vo a memoria ma sbaglio di poco, nell'area della nostra provincia noi abbiamo 12 ispettori dell'INPS, 2 se non sbaglio, 12 ispettori della DTL, 2 ispettori dell'INPS e penso un ispettore dell'INAI. Se ho sbagliato, ho sbagliato di poco. Noi abbiamo un concentrato di aziende nel nostro territorio che è come se avessimo un territorio 6-7 volte più grande. Allora bisogna che queste dotazioni siano portate e tarate sul nostro sistema produttivo. Questa cosa non succede, e quando io ho cominciato a dire queste cose gli ispettori dell'INPS erano 7, e dopo 10 anni che le dico gli ispettori dell'INPS sono 2. Quindi c'è una volontà politica di lasciare Prato senza controllo. Non solo, ma quelli che devono fare i controlli devono fare dei controlli efficaci e deterrenti, e quindi gli deve essere dato indicazione di applicare le norme nella maniera corretta.
non voglio aprire una trasmissione, tanto queste cose mi tocca dirle da 10 anni, responsabilità in solido del committente, queste cose qui. Mi piacerebbe che, se incontra i sindaci prefettura, i sindaci gli dicessero di ritornare la settimana prossima, perché ora si parla di sicurezza sul lavoro e non si può non parlare approfonditamente col ministro della sicurezza sul lavoro. La prossima settimana bisogna tener conto che accanto al distretto che si vede c'è un distretto che non si vede, e gli infortuni che succedono in quel distretto succedono probabilmente uguale, perché la cultura della sicurezza me la gioco, e non sono controllati, ma ce li abbiamo ugualmente, ci sono. Quindi bisognerebbe, per favore, chiedere al sindaco Calamai se potesse dire al ministro Orlando se fa un'altra passata la settimana prossima, in modo che si possano affrontare anche altri argomenti annosi, che è il terzo ministro con il quale si vorrebbero affrontare in questa legislatura. Chiaro il pensiero di Brizzo, che dunque la invita, insomma, a rappresentare questo problema al ministro. È sicuramente una questione di numeri, di forze, di organici che sono necessari per lo svolgimento di questa tipologia di controlli. Lucrezia, dobbiamo correre perché il tempo fa altrettanto. Sì Giancarlo, voglio ricordare con piacere la riflessione pubblicata proprio in questi giorni da Michele Del Campo, direttore della pastorale sociale del lavoro della diocesi di Prato. Ne leggo giusto un passaggio: questa morte ci interroga perché è frutto di una cultura del lavoro in declino, e quando questo avviene si producono gli effetti più diabolici per l'uomo e la donna. L'insicurezza cresce e si manifesta con eventi estremi quando non riusciamo a controllare più le passioni tristi, quando non riusciamo più a vedere un futuro davanti a noi, quando cambiano i modelli organizzativi, sociali, produttivi e non riusciamo a riconoscerli e ad adattarci ad essi. Invito tutti a leggere questa bellissima riflessione sul sito di TV Prato. La tragedia di lunedì scorso ha segnato una giornata di festa per Montemurlo, no? Ricorreva la festa patronale della Santa Croce di Montemurlo, che TV Prato ha trasmesso in diretta, e di questo tragico evento ne ha parlato anche il vescovo di Pistoia, Monsignor Tardelli. Ricordiamo, Montemurlo fa parte della diocesi di Pistoia, nel corso della messa celebrata dopo la processione. Riascoltiamo le parole di Monsignor Tardelli. Ovviamente non voglio dare responsabilità a nessuno, però non è accettabile che si muoia nei posti di lavoro. Dobbiamo per forza cambiare qualcosa, dobbiamo assumere una maggiore responsabilità, perché il lavoro deve essere qualcosa che sostiene la persona, che valorizza la sua dignità, che costruisce bene, costruisce società, costruisce progresso. Proprio questi giorni abbiamo celebrato la festa del lavoro. Questo episodio viene a macchiare di sangue ancora una volta questa ricorrenza annuale. Lucrezia ci ricorda anche che Monsignor Tardelli ha poi visitato, no, anche la famiglia di Luana Dorazio. È proprio così, è stato ieri a far visita alla famiglia di Luana Dorazio, ha parlato con i genitori, con il fratello per circa un'ora, e poi quando è uscito Monsignor Tardelli ha raccontato ai giornalisti che questa famiglia merita tutta l'attenzione da parte nostra e sono sicuro che porteranno avanti il compito certamente particolare e speciale di crescere questo bambino di 5 anni che è rimasto con loro, così ha detto Monsignor Tardelli. Brizzo, domani mattina dicevamo la manifestazione indetta da CGIL CISL UIL, ci ricorda le modalità? C'è uno sciopero di 4 ore per le ultime 4 ore per i turnisti e per le prime 4 ore della mattina per i lavoratori a giornata. C'è un presidio in piazza delle Carceri davanti al castello. Le norme ci dicono che si potrà essere in 500 su per giù, non molti di più nella parte della piazza, poi si può essere di più un po' spostati, e ci saranno
degli interventi dei tre segretari delle confederazioni provinciali e di sei lavoratori che parleranno. Lucrezia, torno da te per ricordare anche che poi lunedì, ancora non sappiamo l'orario preciso, sarà il giorno anche dell'ultimo saluto. Lunedì 10 maggio esattamente sono previsti i funerali di Luana D'Orazio, che saranno celebrati nella chiesa di Santa Maria in Spedalino, che si trova ad Agliana. Il comune parteciperà, il comune di Montemurlo, e proprio quel giorno avete deciso di dire un giorno di lutto cittadino. Sì, parteciperemo ovviamente alle esequie di Luana, e poi in particolare per lunedì abbiamo voluto proclamare il lutto cittadino, perché questo lutto ovviamente ha toccato tutta la comunità montemurlese, è un qualcosa che ha scosso i sentimenti di tutti i cittadini, è un qualcosa di cui nel paese ovviamente in questi giorni se ne parla e si sente profondo quello che è il dolore per questa giovane vittima. Quindi era importante proclamare questo lutto, cercare quindi di esprimere anche in questo modo una vicinanza a una famiglia che è stata, diciamo, travolta da questa difficoltà, e pensiamo possa essere anche questo, diciamo, un ulteriore spunto di riflessione su un tema che comunque riguarda ovviamente la nostra comunità, il nostro distretto, e quindi far sì che questo lutto e questa enorme tragedia non sia vana, ma che possa essere di stimolo davvero per tutti, perché ci sia un'azione concreta per andare verso delle condizioni migliori in relazione a quella che è la sicurezza sui luoghi di lavoro. Giusti, e che di questo tema se ne continui a parlare non soltanto in questi giorni, perché purtroppo ci troviamo di fronte nuovamente a delle tragedie di questa portata, ma anche in futuro, perché no, è un problema ricorrente non soltanto per questo tema, no? Se ne parla, si affrontano i problemi quando purtroppo arriviamo alle conseguenze estreme. Sì, questo credo che sia un corretto e giusto invito, e cioè quello di non cavalcare semplicemente l'onda dell'emozione, perché una giovane vita purtroppo è stata stroncata, ma acquisire una consapevolezza che intanto purtroppo non è l'unica, non è l'unica, e questo è quello che dovrebbe farci riflettere in maniera ancora più profonda. Certo, la situazione particolare desta in tutti noi una commozione ovviamente molto molto più attenta, con una sensibilità maggiore, ma lo ricordavate prima, due mesi fa un'altra vittima purtroppo è stata colpita da questo, non ha avuto lo stesso effetto, e questo dico profondamente dispiace, perché non ci possono essere morte di serie A e morte di serie B. Queste sono morti che non dovrebbero esserci proprio, questo è il vero punto. Cioè, noi dobbiamo sicuramente pensare, sia come classe imprenditoriale ma anche come istituzioni, che un percorso deve essere affrontato in maniera collettiva, e deve essere un percorso che non pensa soltanto a un tipo di repressione, ma a un controllo e una verifica che favorisca la crescita culturale del mondo del lavoro. Guardate che non interessa veramente a nessuno, e non ci sono risparmi per le aziende nel non applicare determinate condizioni, c'è soltanto una perdita di credibilità, e questo non fa piacere a nessuno. Oggi il distretto di Prato è stato purtroppo dipinto troppo spesso in maniera scorretta. Io ho sentito prima il riferimento alla scrittrice che paragonava il lavoro di Luana al lavoro dei bambini nelle fabbriche del Novecento. Se fosse così, chiederei a questa signora se è mai stata a lavorare in una fabbrica del Novecento, e se mai è stata a visitare il lavoro in una fabbrica come quello che svolge Luana, che è un lavoro di tutta dignità, di tutto rispetto, fatto da una persona che aveva dei sogni, non perché è stata costretta, non perché è stata obbligata, ma perché si sentiva realizzata nel farlo. Ecco, io credo che questa cultura debba essere una cultura che debba coinvolgerci tutti quanti. Io chiuderei ricordando ancora una volta le tante iniziative che sono state messe in campo per sostenere la famiglia, in particolar modo il bimbo di Luana, a cominciare, se possiamo rivedere la grafica, dalla raccolta fondi a cui facevamo riferimento in apertura del comune di Montemurlo. Ecco qua, vediamo l'IBAN, a cui già in tanti, come ricordava il sindaco, hanno aderito con oltre 40.000 euro raccolti in pochissimo tempo. Dunque, sindaco, nuovamente un invito a continuare ad aderire a questa iniziativa. Lucrezia, accennavamo anche a quella lanciata oggi dai nostri colleghi della Nazione, il quotidiano Nazione, poi ce ne sono tante altre.
La Nazione ha lanciato la raccolta fondi che si intitola Insieme per Luana, grazie alla collaborazione con GoFundMe, che è una piattaforma in cui donare. Per ciò chi fosse interessato basta collegarsi al sito gofundme.com e cliccare sulla raccolta fondi che riguarda Luana. E allora io ringrazio il sindaco di Montemurlo Simone Calamai. Grazie a tutti voi. Luca Giusti, presidente di Confartigianato. Massimiliano Brezzo della Filtem CGL. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie per essere stati con noi, grazie Lucrezia. Un ringraziamento come sempre anche ai nostri tecnici e a voi che ci avete seguito da casa anche questa settimana. L'appuntamento fra 7 giorni alla stessa ora con una nuova puntata di Parliamoci Chiaro. Buonanotte. We'll be right back.